Cos'è? Ah, buon salve, ciao Fufi, mi ha leccato male, un po' mi è piaciuto. Ok, lo posso spingere io da dietro? In effetti sì. Oh! Ma hanno rifatto Ape Escape? Era per la PS1 sto gioco. Endovai. E certo. Ma che figata. È la prima volta che martello col controller. Spyro! Ho trovato Spyro, ti lovo un sacco. Ci sono le scimmiette che... Oh mio Dio! Ok, era una trappola chiaramente. Abbiamo una scimmietta che si gratta il culo. Che bella cosa. La sa, c'ho abbastanza. Che? Ma hai fatto cacare in mano, ma sei scemo? Captain Pincher. Pincher sono le chele, se ben ricordo. E che? Salve a tutti, io sono DronGamer e bentornati su Astrobot. No, ancora non ho la certezza di portare l'intera serie, ma diciamo di sicuro voglio cercare, grazie care, di fare qualche episodio, perché lo ammetto, mi sono divertito. Maronne. Ok, riprendiamo più o meno da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Scusate, abbiate pazienza che ci sono un po' i problemi tecnici. Sì, mi pare che fossimo arrivati più o meno in questo punto. Davvero sto gioco ha anche troppe meccaniche. E come vedete è anche bello lunghetto, perché abbiamo salvato appena 25 dei 300 robot lì. Spagavo ora tutto giù. Era così quando sono arrivato, se qualcuno se lo stesse domandando. Poi vi ho detto, graficamente è troppo pucciosa. Oh, un nuovo potere? Cos'è? Ah, buon salve, ciao Fufi, mi ha leccato male, un po' mi è piaciuto. Ok, qual è il potere di Fufi? Vediamo un po'. Wow! Ok, Fufi ti dà una spinta in avanti, quindi posso tipo sfondare i vetri. Ma toh, troppo realistico, mi è piaciuto un sacco. Ciao ragazzi, qui la festa? Ok, presumo di... No! Ho visto dopo che c'aveva gli aculei il bastardo. Dicevo, presumo di poter anche sfondare i tizi senza il benché minimo rispetto. Ah, soprattutto quello con gli aculei che rompe i maroni in poppa una cifra. Posso sfondare anche le casse. Ottimo. Vado anche te. Risbado anche te. E triquadri sbado anche te. Ottimo, ottimo, ottimo. Qua dobbiamo fare canestro in qualche modo. Allora, questo. Ah, ho trovato i palloni. Ottimo. Scusate, ma come faccio? Li colpisco così a random e... vabbè. Ci provo un milione di volte nella vita vera. Quando mai? Da quest'altra parte c'è qualcosa. In effetti sembrerebbe di sì. Abbiamo trovato un altro magneto. Aspettate che raccolgo un po' di monnezza. Va, sti giovani che mi inquinano tipo dovunque. Vai, era. Ok, presumo di dover fare tipo così. Oh, ok, possiamo combinare. No, scusi, signore, dicevo, possiamo combinare praticamente il tutto. Abbiamo trovato anche il secondo dei pezzi del puzzle. Ok, datemi solo un momento. Proviamo a vedere di andare dall'altra parte. No, ok, quella, grazie. Dicevo, ad andare dall'altra parte. Sento rumori, c'è qualcuno qua. Ah, ok, t'ho visto, coso. Aspetta, vengo a salvarti, porta pazienza. Ok, lonino. Fare figura di merda che la gente a casa ti sta giudicando male. Come al solito. Ma non vi biasimo. Ok, aspetta. Vai. Ok. Tizio. A un millimetro. Ok, questo è il terzo di 7 robot che si dovrebbero trovare da queste parti. Ok, direi che abbiamo ripulito la zona. Non mi dite che devo tipo sfondare questo. Vai, caro. Oddio. Fatto danno. Cioè, voglio dire, era così quando sono arrivato. Come ben sapete, funziona sempre così. Negate l'evidenza, figlioli. Ah! Maledetti cani da guardia robot. Aspetta, Bani. Mi disinstallo tutto. Oh, rompipalle, ciao campana. Posso colpire? In effetti sì. Ok, io l'ho fatto suonare. Sbadonchete, Bayer. Perfetto. No, mi hanno rapito il cugino Ro. Ok, aia. Avete rotto un po' le palle, me l'ho detto. Scusate, buongiorno, amiche scatole. Grazie, fatemi passare, molto cortesemente. Aspetta, no, da quest'altra parte. Devo andare più verso l'alto, mi sa. Un attimo. Aspetta. Scusate, posso riavere la mia schermata indietro? Un attimo. È purtroppo un bug che ho su Windows. E tipo 2-3 volte al giorno una finestra di Explorer mi va sopra le altre. Non chiedetemi perché, se qualunque cosa io stia facendo. La porco cane di finestra deve rompere i maroni, occhio. Aspetta, meglio rompere le balle. Ok, e vorrei salvare anche il tizio dietro di me. Appena avete un secondo. No, non è questo quello che devo utilizzare. Ah, eccolo là, ok, scusi, porti pazienza. È una giornata difficile per tutti. Ok, un altro dipendente anonimo che possiamo portare con noi. Sony, con tutti i giochi che ci sono, potevi realizzare talmente tanti pippottini dei personaggi vi dicendo? Ah, scusi, devo fare... Ah, devo andarci contro. Oh, ma no, cos'è sto inquinamento? Ma mi prendete in giro? Ma vi dovreste vergognare. Oh, questo è un robot di sumo. Aspetta. Ok, lo posso spingere io da dietro? In effetti sì. Oh, questa mi è piaciuta. Il robot di sumo mi mancava. Aspetta, spado anche te. Ottimo. Che ho fatto? No, c'è anche la fisica dei liquidi. Questa mi è piaciuta veramente un sacco. Allora, il gioco ci dice dovresti andare in quella direzione. Ma non sono mai stato un momento molto bravo.
a seguire correttamente le indicazioni. Ok, aspetta un attimo. C'è roba anche qua. No! Ho fatto una cazzata! Ho fatto una cazzata! Come l'ho detto? Rimediato? Rimediato a posto? Un'altra di queste fotine. Sono sexy? Uccelli, mi trovate sexy? Ah, perché devo ripulire la cacca di Piccio. Ma siete dei pezzenti! Ma credo che il cane mi stesse ingroppando da dietro, ma insomma ci siamo capiti. Allora, fatemi vedere, ho trovato un altro checkpoint. Comincio ad avere dei dubbi esistenziali. Salve signore, aspetta. Ah, no! È che volevo far fuori quello di sinistra intanto. Dicevo, dubbi esistenziali. Ovvero, vediamo un po' se riesco a... Whee! Perfetto! Sono intanto di iperpotenza. Ok, per cui mi dovrei premere questo. Ok, mi spari verso là. Ma cos'è? Ah, devo sparare io il culo. No, vabbè. No, davvero, ragazzi, sta fisica dei liquidi è troppo bellina. Ok, poi come faccio a uscire? Aspetta, devo riuscire a intravedere abbastanza lungo le piattaforme, che non vorrei che sparisse il colore. Aspetta un attimo, arrivo. Ah, tu sei quello del gioco di colori. Come si chiama il gioco di colori? Ragazzi, come si chiama il gioco di colori? Non mi viene in mente. Splatoon? È Splatoon? Credo fosse Splatoon, non ne sono sicuro. Fammi fare giusto un saltino veloce, veloce. Vediamo un po' se per fare un po' di monetine. Malonino, se non le prendi, razza di imbecillo. Ma è bellissima la fisica dei liquidi. Ok, ma contento, ma contento. Vediamo di ritornare dove eravamo prima, eh. Perfetto, Gary. Ui là, è quello che cos'è? Allora, vediamo di occuparci di un problema per volta. Allora, affrontiamo intanto il robot di sumo qui. Perfetto. Vai, spingilo fuori dal ring. Aspetta. E questo bastava usare il laser. Allora, aspetta che vado anche da quest'altra parte. Amico. Buongiorno, mi sa che devo tornare sotto. Ok, ha funzionato, ha funzionato, ha funzionato. Aspetta, perfetto, è che devo tirargli un ceffone ogni volta? Altrimenti non funziona. Ottimo, ce ne manca ancora uno. Ma ragazzi, peraltro sto giocando un malaggato la seconda volta. Potrebbe laggare la registrazione per via dei problemi col game capture, come avrete notato nello scorso episodio di... ho provato, ma non andava. Aspetta. Ok. Avanti, dov'è l'ultimo? Aspetta, ce la faccio, buon salve, spostati, barbone maledetto. Ok, oh no, ci sono anche quelli. Allora, vedo un sacco di piattaformine dall'aspetto abbastanza turbino. Aspetta, mi sono fatto prendere dall'ansia. Ma come detto, li possiamo anche citare così. Ah, i coniglietti assassini. Aspetta che mi state sporcando tutto, bastardi. Mi sa che l'ultimo tizio si trova in questa direzione. Io la butto là. Ah, vetro che si rompe, vetro che si rompe, vetro che si rompe popopo. Un bel po', a posto? Ciao caro. Ok, e questo era l'ultimo. Credo sia un'altra partita di Splatoon. Cioè il gioco era Splatoon effettivamente. Ok, li abbiamo salvati tutti. Lonino, non mettere i tuoi santi piedini. Ah, sullo stesso identico punto. Ok, vabbè, questo va sfondato, quindi whee! Piano, piano. Mi sto cacando. No vabbè, ma la fisica dei vetri. Che succede? Ah, King Kong. Mi ero dimenticato di te, aspetta. Ah, troppo lungo. È che volevo distruggere le scatole, ma non ho calcolato che stavo già saltando. Tentativo numero 2. Quindi gioco, tu vuoi che io faccia così? Più o meno. Aspetta, aspetta, mi sono fatto prendere dal panichiume. Ah, sfonda tutto. Cos'è? Cos'è? Aspetta, aiuto. Trauma cranico supremo. Ah, ok, siamo arrivati alla fine. A posto. Livelli sempre più fuori di testa. Mi piace che il cane c'ha la cuccia in basso a sinistra. Ok, altri 7 robot salvati con successo. Scusate, vai! Oh, un'altra giornata di onesto lavoro. A posto? E quelli li abbiamo riportati a casa. Ah, la boss battle, ma certo, almeno 20. Oh mio Dio, come farò a trovarne così tanti? Li abbiamo già trovati, figlioli. Credo che ne abbiamo almeno una trentina. Forse anche di più. E, oh maronne! Sembra tipo spermatozoio, all'improvviso mi sono spaventato. Caspita, una gravidanza indesiderata. Insomma, non ero pronto, ragazzi. Sono ancora troppo ciofine per fare il padre. Non è vero, ma nella vita sono vecchio come la merda, ma vedo dettagli. Aspetta. Vai, caro. Vai, caro. Perfetto. E Gorilla la la Land. Che cazzata. Ok, c'è un Donkey Kong. Bisogna incazzarsi, ho capito che non è Donkey Kong perché ci sono le proprietà intellettuali. E che stracucchio. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Ciao, piccola scimmietta. Addio, piccola scimmietta. Una chest qua. Il rompipalle elettrico. Grazie, caro. Aspetta che adesso non ho più i poteri di prima. Io una cassa con poteri strani la vorrei? Dimmi che è Fufi. Dimmi che è Fufi. Sì, sì, è Fufi. Vedo la lastra di vetro davanti a me. Ope, che piacere rivederti, sciogaro. Aspetta. Comparsa roba all'improvviso. Cos'era? Ah, era un checkpoint. Scusa, caro. Che pensavo fossi qualcosa di più utile. Allora, nel frattempo è ricomparso il campanello. Ok, facciamolo atterrare intanto. Ok, e si è levato dalle balle. Aspetta, 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 che vedo robe. Ah no, era solo un coniglietto e basta?
Nulla di che per davvero? Peraltro notavo adesso che siamo proprio una cifra in alto. Olle. Aspetta. No, non possiamo affrontarli, non c'ho voglia. Ok, altro checkpoint. Buon Salvino. Aspetta. Vai, Gero. Ottimo. Scimmietta 1, scimmietta 2. Ottimo. Vai. Oh, maronne. Spaga fuori tutti i pavimenti, cioè mi denunzia. Non ho trovato neanche una scimmietta. Non ho visto se ci sono scimmiette effettivamente nel... Orca miseria, nella boss battle. Posso... posso andare dall'altra parte, sicuro? Domando per un amico. Signor Donkey Kong, scusi. Ok, non la chiamo più Donkey Kong. Mighty Chewie. Chi buia è Mighty Chewie? Aspetta. Ma cos'è? Qua viene giù tutto. Questo mi abbatte gli edifici. Ma siete scemi nel cervello, signore? Scusi. Ok, da questa parte. Ah, mi ha tirato le putrelle. Ti si putrellizzasse la nonna. Aspetta. No, prima Ronnie me ne tira un'altra, grazie. Scusate, ma ci sono persone all'interno di questi edifici? Domando per un amico. Aspetta, sfonda questo. Ok, eliminato questo. Un attimo. Ci ho troppe cose da fare. Non palpeggi gli edifici che potrebbero essere minorenni. Non so quando sono stati costruiti. Ok, sai che qua lo dobbiamo affrontare. Cosa ti torna di me delle vite? Ok, aspetta, aspetta, vai, vai, vai. Aspetta che probabilmente l'unino ti conviene sfondarli così, tanti saluti. Che fa? Che fa? Che fa? Ma è scemo. Mi tira intere parti di edifici. Aspetta. Questa? Oh, merda. Aspetta. E ora la posso percuotere? E poi gli cade in testa. Aspetta. Lo percuoto io il bastardo. Ecco, io romperi i maroni alla gente negli grattacieli, tutte cose. Beh, è un androide? Quindi tecnicamente non uccidiamo nessuno. Gli si è irritato l'occhio. Aspetta, ok, tutto ci sono due parte. Shagero, felice riconoscerti. Ora ho capito perché mi hanno dato le vite extra. Carina questa. Aspetta, spadoinchete. Evitiamo di finire dall'altra parte della mappa. Un sacco, aspetta. Aspetta. Ok, eliminati anche questi. Veloce, perfetto. Che fa? Tira un'altra campana. Aspetta che stavolta sarà doppio o triplo. No, vai sul tasto. Ok, ha funzionato comunque. Ha funzionato comunque. Carina sta boss battle, mi piace. Signore, tutto bene? Sta passando un po' una giornata in merda, Cioè, bisogna dirottarmi in faccia. Dove è andato, signore? Che ora cos'altro gli colpì? No. Aspetta. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Non capivo cosa dovevo fare. Forse devo saltare dall'altra parte. Sì, grazie al cocchio. Ah, ma ci sono le vite extra. Ci sono... Che sto facendo? Ok. Ho finito di ciancicare. Aspetta, sfondagli i denti. Sfondagli tutti i denti. Li posso anche percuotere normalmente, ma non credo mi convenga. Ah, fa veramente un sacco male. Aspetta. Occhio, Ronino. Non correre rischi inutili. No! Non pensavo facesse attacco multiplo. Aspetta. Vai. Vai. Ok, glielo spaccati tutti. Signore, non le restano più. Attaccagli la bocchina. Attaccagli la boccuccia. Sfondagli il cagnone. E tutte cose. A posto. Direi che ancora una volta l'eroe ha salvato la situazione e ha salvato la città. Ma questo è un personaggio canonico? Scusate, domando per un amico appassionato di canon. Ma vabbè, dettagli. Vi ho liberati! Ora posso diventare il vostro sindaco? Alla Nintendo fanno così di solito. Ok. Grazie delle banane. E accetto molto volentieri. Non è quello di Ape Escape? Ma hanno rifatto Ape Escape? Era per la PS1 sto gioco. Non ci ho mai potuto giocare perché ero povero. Non ricordo male, Ape Escape fu il primo gioco a utilizzare entrambi gli stick, perché dovevi remare con entrambe le mani. Nessun gioco Sony per PlayStation 1, voglio dire, nessun gioco per la PlayStation 1 mi pare che li utilizzasse entrambi. Whee! Niente chest stavolta. Ho capito che è la boss battle, ma una cestina me la potevi anche regalare, Arrivederci, signor Donkey Kong. Come cazzo si chiamasse, non lo so nemmeno io. Un altro livello? Ok, ciao. Ah, era stato intrappolato lui probabilmente. Non so come ci sia arrivato. La fisica di questo spazio mi confonde proprio una cifra. Cos'è che c'è scritto scimmie in fuga? Oh, ma porca la miseria. Ok. Oh, piano. Vedo robe strane laggiù. È una parte della mia astronave. Sopra la statua della libertà. Chiamiamola statua della libertà. Ma vabbè, dettagli. Qualcuno ha ordinato delle banane? Non fate complimenti, figlioli? Ok, grazie, buoni. Date buoni, petta. E devo ricordarmi che quello non lo posso attaccare. Signore, che piacere rincontrarla. Le do una mano con la scimmietta. Porca la miseria. Ma cos'è? Ma te ne prendi tante, ma tante? Sì, sì, ciao, coso. Che c'è? Ti tira l'aretino. Parapapà. Vabbè, c'hai superpoteri. Ma sono diventato lui. Ma come funziona tutto ciò? Sì, sono proprio lui. No, mi ha delegato tutto. Bastardo.
Ok, devo cercare di prendere la scimmietta. Come funziona? Ah, così prendiamo la scimmietta. Aspetta! Ah, posso percuotere anche gli altri. Bene, molto ma molto bene. Sento qualcosa che vibra. Ah, c'ho il radar. Quindi posso capire dove si trova la scimmietta. Ok, dobbiamo effettivamente recuperare loro. Bot salvato. Quindi contano come bot da salvare, come dicevo. Qua? Posso camminare sulla parete? Teoria correggiuta. Aspetta, piccola bastarda. Piccola bastarda, vieni qua. Aspetta, posso passare qua sopra io? Sì. Vieni qua. Ah, ok. Quando ho visto la ringhierina ho detto sicuro. È tipo ringhierina elettrificata dei videogiochi che ci vai a tutta birra. Oh, oh, oh. Non era proprio sbagliata la teoria. Aspettate che recupero qualche monetina extra. La musica è troppo orecchiabile. A posto. Ok, c'è una scimmietta là a sinistra. Salve signore. No, non l'ho preso. Porca la miseria. Ah, era qua dentro la bastarda. Vieni qua. Vieni qua. No, magari non camminare sul fango, razza di imbecillo. No, 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 no. Vieni qua, vieni qua. Che devo tagliare corto. Ah, ma è Dina. Si sposta in maniera Dina. Aspetta. Cosa ha fatto? Non ho capito cosa ha fatto. Mi sembra che gli si sia tipo staccato il capello, la testa. No, 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 non l'ho visto. È stato un momento di panico. Ok, sì, sì, ragazzi, non è il momento giusto per festeggiare. Abbiamo ancora un bel po' di scimmiette da catturare. Dove sei andata? Era già partita lei, aspetta. Ah, già, io non ho più il turbo, è vero? Un secondo, mi ero gasato. Vieni qua, vieni qua. Oh, per culo. Ho premuto istintivamente il tasto. Ok, ma me ne sta conteggiando? Non sono sicuro che le stesse conteggiando. Ciao gente, che fate di bello? Rompete i maroni? Quello che fate di solito. Anche gli insetti sono fatti in stile robot. Un pezzo di puzzle qua. Come ci arrivo io là sopra? Ah, ci sta la piattaformina, giusto? Aspetta. Ecco qua, perfetto. E con questo? Come funziona? Uso il quadrato per andare più verso là. Ah, ok, molto molto bra. Aspetta. Aspetta. No! Sono fatto prendere dal panico! Ma porca! Allora, facciamoci tattici. Intanto mi butto di sotto e recuperiamo il pezzo di Aspetta, mi sa che lì di Donkey Kong ho lasciato un pezzo di puzzle indietro. Non fare dire una minchia. Aio! Scusa, c'hai ragione anche tu. Sì, non fare dire una minchiata. Adesso mi salgono i peggio dubbi. Allora, come freghiamo la bastarda? Aspetta. Cosa è previsto, mi sa? Aspetta. Ah! No, ho capito che ho una paura incredibile di volare di sotto. Ok, l'ho confusa all'ultimo. Ah, sta riempiendo. Ok, 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 in ordine sparso. Ok, ok, ora ho visto sopra, non mi ero accorto. Perfetto, allora ce n'è una lì. Un altro pezzo di puzzle là. Dovrei usare anche di più il radar. È che mi rileva in teoria quella là. Salve signor Bulboso. Perfetto. È che non vorrei andare avanti con la trama? Shakara? Non mi piace proprio per nulla. Ma sarai pezzente. Ok, ok, dopo vengo a prenderti. Controlliamo intanto la... Oddio, qua ce n'è una e dico che è qui. No? Ah, aspetta. Non mi aspettavo il bastardone. Ok, allora è laggiù. Pertanto qui. No, qui. Aspetta, si è spostata la bastarda. Dove è andata? Dove è andata? Ah, era qui. È ritornata neanche a farlo apposta nel punto esatto in cui avevo detto io. Il telone vede il futuro. Però non ci capisce un cazzo comunque. Ok. Devo aver fatto qualcosa. Ok. Allora, facciamo attenzione perché comunque il tizio, quello rompiballe, è ancora in giro. Aspetta. Ah, posto anche qui. Fatemi dare giusto un'occhiata. Vediamo un po'. La prossima è qua. Sopra? Come sopra? Ah, ok, in effetti c'è un coso. Ehi, ehi, ehi! A squirtino! Date una calmata, squirti. Aspetta. Ah, ok, io rompo i maroni. Qui cosa abbiamo? Aspetta, va! Come la lancio? Come la lancio? Aspetta che se no mi esplodo in faccia. A posto? Scimmia DM! Vieni qua a dirmi queste cose! Non è che giochiamo a giro, giro tondo, vero? Te ne prendi tante ma tante. Aspetta, 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 aspetta. Cerca di tagliare la strada alla bastarda. Cerca di... Oh, ma boia, presa! Ok, ok. Ho girato 26 volte attorno al monolite lì praticamente. Ma alla fine l'ho fregata. Gesù di Ape Escape. Allora, controlliamo un po'. Ce n'è un'altra qua in zona. Vabbè, solo mi sta bevendo l'acquetta. Ciao, piccola stellina. Beviti sta co... Ok, ok, rallentata la cosa. Oh, yeah. Perfetto, perfetto, perfetto. Posso dire che questa canzone è stranamente troppo orecchiabile, ma vabbè, dettagli. Allora, datemi mezzo secondo che intanto recuperiamo anche le monetine, ottimo. Whee! Ah, aspetta! Non era quello che volevo fare, ma lo accetto molto passivamente. Allora, l'ultimo pezzo sappiamo esattamente dove si trova, quindi non è un gran problema. Ma il nostro obiettivo qual è? La zona sopra di me, credo. Aspetta, 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 scimmietta di me. E dove vai? E certo. Perfetto. Quindi o le ho trovate tutte, cioè, a parte l'ultima, ovviamente. Oppure non lo so nemmeno io. È che vediamo un po' che dice. Sembra indicare là sopra. Sì, è sicuramente là sopra. Che succede se salto qui? Aspetta un secondo. Whee! Ah, mi riporta solo all'inizio. Ok, nessuna novità. Whee!
cazzo mi profito anche l'ossigeno? Beh, è lei l'ultima scimmietta, signore? Scusi? Le mie memorie RAM della PS5. Ma che RAM ha la PS5? 20 giga, non mi ricordo più. Memoria della nave madre. Spectre, non so chi tu sia, probabilmente appartieni al gioco. Scusa, ma non ci ho giocato. Fai di bello. Oh, la boss battle. Ok, non è un problema. Non è un problema, li affronto tutti io i tuoi minion DM. A farsa, mandameli. Ok, io anche i coniglietti saltellanti, assassini e tutte cose. Ci può stare in effetti? A posto, a posto, a posto, il prossimo. Oh merda, aspetta. Ma infatti posso fregare facendo il saltino dall'alto? Oppure devo aspettare che si sgonfino, ok? E poi li possiamo riattaccare? Perché non possono rifare gli aculei di nuovo? Ah, a posto! Ok, questi mi hanno un attimino più complicato la distanza. Probabilmente l'esplosivo? Sì. Aspetta, com'era così? L'ho pigliato? Cioè, vieni qua. Vieni qua, piccola merdina maledetta. Vieni qua, a dirmene, stecco. Ti picchio male il cugino. Mi stai facendo triggerare male. Ok, stanco, era stanco. No, che mi stavo triggerando malissimo. Oh, è l'ultimo, era lui in effetti. A posto. Ui, siete contenti, figlioli? Ora vi lancio verso l'alto e vi lascio lì, e tanti saluti. Ok, io la posso riavere, scusate, quella memoria RAM? Mi servirebbe giusto un attimino. Perfetto. Oggi col 30% di scimmie in meno. Rompipalle, quantomeno. Chissà come lo portiamo via. Giustamente nel controller, non so perché mi stupisco. Qualche chest? Nessuna chest. Ma porca la miseria, lo so. Scusa, mi calmo. È che ormai mi sono abituato alle chest. Se non mi metti le chest mi incazzo. È una questione di principio. Amici, stiamo ritornando vittoriosi da una missione. Ciao PS5. Madonna, non riesco a vederti in sto stato, che tristezza. No, la PS5 non è male come console, eh. Considerando che costa 500 euro, figlioli, in informatica 500 euro. Ti ci pulisci le RAM, effettivamente, eh. Vabbè, dettagli. Ok, allora un po'. Signori, non ha un bel aspetto sta parte. Hai recuperato la memoria della nave madre, ma in queste condizioni non ti servirà molto. Vai con la riparazione. Guardi, sono molto riparazione io. Questo cos'è? Ah, gli occhietti. Che devo fare? Ok, a posto. E fuori uno. Oh, perfetto. Tutto super mega danneggiato. Perché il martello? Devo martellare direttamente io o basta un R2? No, no, devo proprio martellare col controller. Ma che figata. È la prima volta che martello col controller. Aspetta, io mi prendo l'uccello. Avete capito, insomma, il sistema, l'apparato riproduttivo e tutte cose. Perché sono con la mano sotto il tavolo per registrare, apposta. E sba. Donkete, ottimo. Ma Ronne. No, aspetta che non ti prendo da solo. No, cava la mano. Io te l'ho detto di cavare la mano, però. Che stracocchio. Sì, se non l'avete mai provata è un'esperienza che non vi consiglio. Ok, dobbiamo. Così. Perfetto. Senti, l'importante è che rispetti il buchino. Non c'è il buchino centrale, ma come? C'è sempre il buchino. Per evitare di metterle storte. E che stracocchio, a posto? E vabbè. Un sistema Uber, serio? Devo, immagino, tirare la leva verso il basso? Come funziona? Ah, così, scusi, non me l'aveva detto, porti pazienza. Ok, direi che le memorie sono belle cariche. Non so nemmeno io come definirle in questo caso. A posto, questo era il primo dei 4 moduli necessari. Dove va? Va qui, lo mettiamo qua. Posso? Gli diamo una bella spinta. Va dentro, porca miseria. Un po' di svitol la prossima volta. Ho fatto. Oh, la memoria della PS1. Quanti ricordi. Come quella da 8 mega che in realtà non ha mai funzionato. Porca la miseria, perché era di base quella da 1. E io mi ero comprato dai cinesi quella da 8. Non è mai partita mezza crisbio di volta. Quanti? 41. Bene. Su 300, Lonino. Su 300. Abbiamo completato il puzzle. Sì, fuori uno. Cosa vinco di bello? Il laboratorio gacha è aperto. È giunto il momento di spendere tutte le monete che hai raccolto. No, ma la parte gacha no. Ma santo disonore. Ok, stiamo già componendo il prossimo. Mi ritengo soddisfatto. Che succede? Che hai visto? Che è? No, un asteroide? No, cos'è? Ah, un'altra di quei satelliti. Ma certo, sapete bene che i satelliti ci servono per raggiungere la prossima zona. Ragazzi, cosa c'è? Sì, l'ho visto anch'io che è precipitato, non sono deficiente. Come arriviamo dall'altra parte, scusate? State facendo? Oh mio Dio, fanno un ponte di robot. Perché io mi stupisco, onestamente. Piana, scusate, scusa, ti ho calpestato la RAM, perdonami. Ma sta salendo roba là sotto? Ah no, per un secondo mi ero spaventato. Grazie uccellino, anche l'uccello ci ha dato una mano. Un becco in questo caso, mi sono, ci siamo capiti? Allora, 50 mi pare un po' eccessivo. A meno che, no, non penso che ne troveremo 9 in questa zona. 30 è già più realistico. Ok, chiamiamo i ragazzuoli che... Bravi, mi fa tipo un ponte. Aspetta.
L'ultima parte la devo comunque fare io. Ok, in teoria l'ho ritrovato. Aspetta, sono anche andato. Che spavento, ragazzi. Ehi, ehi, c'è cugino. Cugino. Cugino, ti abbiamo trovato? Perfetto, bot salvato. Siamo a 42. Aspetta, la posso scalare? No, è solo una fogliolina bella e carina. Ce n'è un altro qua sotto. Aspetta un secondo. 20 ce li abbiamo. Che dobbiamo fare? Abbattere il tronco? Non chiedetemi cosa stiano facendo. Ok. Tutto questo per... Ah, oh, oh, ok, ok. Devo scendere là sotto. Piano. Ho trovato un ovetto. Ok, abbiamo salvato. Cosa vuoi a sei? Cursore creativo. Trasforma i tuoi sogni in realtà. Quanta gnocca allora, te non c'hai neanche idea. Non chiedetemi cosa io abbia appena sbloccato. Facciamo finta di nulla, che è meglio. Ragazzi, aia, scusate, permesso, busalve. Aspetta, ma c'è un sacco di gente bloccata qui. Li hanno imprigionati. Aio. Insegno io a imprigionare i miei cugini. Aspetta un secondo. Vado anche te uno. Vado anche te due. Ottimo. E come ti salvo fino a succedere? Precoto. Ok. È stato più semplice del previsto. Ottimo. E siamo a 43. Mi piace che è tutto digitale, anche gli alberi. Ok, c'è un altro cugino anche qua. Aspetta. Aspetta, che non voglio farmi sputacchiare addosso. Maledetto blobbone. E 100. Il solito esagerato, ma appena sono 44. Aspetta un attimo, ce ne servono 20 qua. Ah, cosa è successo? Ah, era una piattaforma rimbalzante? Perché una piattaforma rimbalzante? Che loro possono eventualmente sollevare. Aha. Vediamo un po'. Ce la fate, ragazzi? Vediamo un po' se non siete degli impediti completi. Aspetta, mi stavo grattando nella vita vera. Speravo di riuscire a far tutto con un'unica mano. Ma invece, quando mai nella vita? Whee! Un altro uovo? Perfetto, oggi ha già delle uova. Spyro! Ho trovato Spyro, ti lovo un sacco. Vediamo se portare anche Spyro. La, cosa dire, Reignited Trilogy, mi pare che fosse. Dovremmo aver recuperato la maggior parte della roba quella buona. Ah no, aspetta, scusate. Mi sono completamente dimenticato di salvare voi. Quanti sono? Sono ben 4? Beh, che do una mano anch'io perché poi sti impediti. Ecco, va, posso? Ok. Come 48? Ho sbagliato i conti? Vabbè, sono confuso dalla matematica. Signori, io ritornerei verso l'alto se non vi dispiace. Grazie, molto gentile da parte vostra. Per un secondo pensavo che non ce l'avrebbero fatta. Signore, uno sberlone vale più di 1000 parole. A posto, non vi parte il satellite, ragazzi? Prendetelo, ceffoni. Che dici, ha trovato cose? Ha trovato cose, lo prendo come un sì. A posto? Mi dà un passaggio verso lo spazio? Ma sarai testa di minchia? No, stavolta vengo anch'io. Vai! Ah, facciaccia tua. Pensavi di fare il fighettone solo lui. E certo, e volevi, certo. Ok, stiamo per raggiungere la prossima... Cos'era? Nebulosa? Mi pare che le masse nebulose? Il sistema, non mi ricordo. Sì, di qua, quello rosso. E parapapà. Ah, quello del polpo. Ovviamente, quello del polpo. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ma niente poco di meno che il sistema tentacolare. No, gli entai no, per favore, che mi si scomunica il canale. Cioè, in mezzo alla galassia io l'ho ritrovato subito. No, che fa? Ma non lo dipingere, ma sarai testa di minchia però. Oh, oh, lo abbiamo trovato? Ma cos'è? Ma che fa? Percula lui pure. Ah, ok, ok. Ho la vaga impressione che avremmo a che fare con i pirati, probabilmente. Arci... A cosa? Arci-arcipelago. Ah, è un arci-arcipelago. Ok, giustamente. Non tutti gli arcipelaghi sono normali. Che succede? Buon salvino. Oh mio Dio. Aspetta. Non mi aspettavo sta parte sottomarina. Ma mi prendete in giro? Ok. No. Ma non così. Così mi sento preso per il culo. Allora, attiviamo anche il turbo. Probabilmente devo arrivare un po' prima. Vediamo un po'. Ok, aspetta. No! Ragazzi, non dite nulla. Non dite nulla. Sono il telone, io faccio questo e altro. Salve, sono il Delon Gamer. Sono specializzato nel fare le cazzate. Aspetta. Ok, ce la puoi fare. Aspetta. Sì! Tutto calcolato. Ottimo. Al primo colpo non ho dovuto neanche rifare niente. Ah! Sono arrivato malissimo. Bellissimo il segno lasciato sulla spiaggia. Vieni qua, piccolo bastardo. Wow! Santa chela di robot. Ma perché avete salvagente? Ho capito che siamo al mare. Ma cosa raccogli tu? Ma mi perdi per il chiurlo. Aspetta, non farti fregare. Aio, a blobbe. Basta, Siamo andare avanti in questo modo. Allora, vedo un cugino qua giù. Cugino, che stai facendo? Ma mi prendi per il culo? A casa a lavorare? E l'animaletto resta solo sul letto. A casa a lavorare, che tu, scaccia fatiche. Allora, aspettate che vedo cose qua sotto. Io posso andare in acqua? Ma faccio... No, lascio il signo anche sull'acqua. Ma è la cosa più bella della vita. Ok, qui cosa abbiamo? Oh, ho fatto un altro di sti cosi? No! Ma dai! Ma stavo saltando per sparargli i laseroni. È chiaramente un gomblotto internazionale. E qua sotto cosa c'è? Scusate? Ma un granchio?
Casi è un granchio col coso. Non so perché continuo a stupirmi di sto gioco. Ribadisco, siamo appena agli inizi, peraltro. Aspetta. Buon servino, grazie, 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 te lo prendo io. Ok, riprendiamoci dai problemi del game capture. Porca di quelli per porca, scusate l'interruzione. Beh, per voi non ci sarà stata letteralmente un'interruzione, eh? Io ho dovuto fare una pausa per cercare di risolvere le rogne. Buongiorno signore. E nel frattempo mi hanno demonetizzato il primo video di quest'oggi. Ma che botta di culo veramente incredibile. Quindi se stavate guardando il video di... Che video è registrato oggi? Non ricordo nemmeno più io. Ah, quello dello scoiattolo? Lo ripubblico appena possibile, porte pazienza. O sarà lo stesso video che viene reso disponibile appena rimuovono quello stupido inutile copyright. Musiche del manga. E in realtà non c'è copyright, sono solo le dita che devono rompere le palle. Mamma mia, una volta era tutto più semplice. Ad ogni modo, dove eravamo rimasti? Ah, sì, 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 dovevo entrare ancora in sto cocchio di posto. Ci sono le scimmiette che... Oh mio Dio! Ok, era una trappola, chiaramente. Ah, buon salve, signore. Fa? Ah, mi tira. Io rompo i maroni. E certo, hai esposto la parte debole. Non era il più furbo del circondario. Aspetta, vai. Che ho fatto? Oh wow, un nuovo potere, vediamo un po' di cosa si tratta. Abbiamo una scimmietta che si gratta il culo. Che bella cosa. Allora, il gioco mi dice che devo... Cos'è che devo fare? Oh, oh, ok. Poi, oh mio Dio. Oh mio Dio, no, ci metterò una vita. Ok, ho capito cosa vuole dalla mia esistenza. Sappiate che ci metterò una cocchio di vita. Più su. Poi di qua. Ok, devo inclinare il controller per far salire la manina. Ah, perché la mia vita deve essere così complicata. Un salvino, scusate. Tira, 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 vai. Ok, perfetto. E questi che facciamo? Ah, li possiamo lanciare tipo uno così e uno colà. Beh, ci sono anche le scatole con la faccia che indica dove tirare gli oggetti. Aspetta un secondo, sicuramente c'era qualcuno qui dentro. Aspetta, mi posso appendere qui, aspetta. Ah no, era un pezzo del puzzle. Va bene comunque, ottimo, grazie Kare. Sta musica ti fa quasi venire la voglia di andare in spiaggia. Se non fosse che finalmente è arrivato il freschino, porca la miseria. Ah, santo freschino. Cosa faremo senza di te, aspetta. Ok, eliminato, ehi. No, resta a giocare con noi, avanti. Non fare il timido, cosa sono dei denti qua? Ma cosa sono dei fiori? O dei funghi, non lo so nemmeno io. Provo a tirargli un pugno caricato. Non è che cambi più di tanto. E... vabbè, questo sembra indicare di usare le manine della scimmia. Oh, e che cocchio. E non capivo. Aspettate un attimo, ovviamente sarà a tempo. È sempre a tempo. Vabbè signore, un'altra chest. Tira la CE. No, ma porca la miseria. Scusate ragazzi, porte pazienza. È una giornata difficile per tutti, lo so pure io. E voilà, dicevamo. Collega, che ci faceva lì dentro? Perfetto, e ne abbiamo salvato un altro. 3 su 7. Quindi mediamente sono 7 all'interno di un livello, controllando di non averne lasciati indietro. Perché curiosamente fino adesso abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il che mi stupisce, conoscendo le abilità del telone. Ma insomma ci siamo capiti. Cosa c'è? Ah, c'è una chest. Grazie scimmietta che mi hai avvisato. È arrivata giù? Ah, più forza? Ah, ok, con le manine da scimmia. Grazie, grazie, scusi, eh. Ora io avevo dei... No! Cosa ho fatto? Sono stati commessi degli errori. Aspetta, levati che non è giornata. Aspetta. Ok, eliminiamo quello. Quella è una roccia pop, una cifra grande. Aspetta, chi ve l'acqua, forse non andiamo troppo d'accordo. Fai caro. A chi la regalo? Aspetta. Guardate, permesso, buongiorno. Ho notato che c'era la paretozza della montagna dall'aspetto furbino. Ok, e qua. Forse solo uno di questi. Ok, ottimo. Oh, collega, che stava facendo qui dentro? Mi batteva la fia. Direi che qualcun altro non ce l'ha fatta, Scusate, ma sti cosi hanno lo scheletro dentro. Come funziona tutto ciò? È stata un'immagine abbastanza inquietante. Ecco qua, a posto. Direi che non c'è altro per noi. Peraltro, come ha fatto a entrare il mio collega qui dentro e poi a richiudere l'accesso? È una domanda a cui la scienza ancora non sa rispondere. Ovviamente anche qua i cosi della PlayStation non potrebbero mancare. Come ho detto, è il gioco più autocelebrativo di Sony che io abbia mai fatto. Allora, dobbiamo trovare un modo per tornare... no, fatto casino, da quell'altra parte. Dicevo, per tornare là sopra, perfetto. Ora, evitiamo di far minchiate, perché è abbastanza ovvio che dobbiamo salvare Gianpier Fabrizio lì. Ciao caro, aspetta. Se faccio così. Come boia fai a essere ancora in piedi tu? Oh no. Devo tornare di sotto, vero? Già, perché se non lo percuoto prendo a ceffoni, porca miseria, posso? Ok, e ne abbiamo salvata un'altra. Torna di nuovo di sopra. Ah, incredibile sto gioco, come sia diventato un platformer di tutto rispetto. Porca la miseria. Sono... è un genere che è passato un po' di moda ultimamente. Una volta erano molto più diffusi. Aspetta un secondo. Ok, non me l'aspettavo.
Vediamo un po', non c'è nulla nascosto qui. Devo solo sollevare la porta. A posto. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Ok, allora abbiamo una chest lì, dei rompiballe di qua. A posto, abbiamo... No! Non mi ero accorto ci fosse lui. Stavo dando un'occhiata all'ambiente. È un complotto internazionale? Okay, tentativo numero due. Scusate, aspetta. Ok, c'è il signore che atterrare. Come? Ah, ok. Devo solo pazientare probabilmente. Non è che se lo riapro ancora lì dentro, vero? Ah, ma ora è aperto completamente. Ah, eri tatticone. Allora, aspettate un attimo che recuperiamo un po' di roba qua dietro. L'importante è che non mi si abbassi di colpo. Cazzo, bubolo. Au, au. Che? Ah, era un super mega moscerino. No, moscerino. Era un moscerone in faccia. Aspetta. Buona. Perfetto. Posso sparare col cannone? Ho sparato dei coriandoli. Ah, no, aspetta, c'è una corda. Aspetta, ce la fai andare sopra, vero? C'ho un pochettino di paura, ma neanche troppa. Aspetta, stavo per volare di sotto, che ti riprendo io. Per quanto i tizi dalla distanza? Il gioco dice sì, non farti problemi. Aspetta, no! Pezzente, maledetto. Ok, aspetta. Topo, levati, porca la miseria. Ok, a posto, ho preso anche quello. Il tesoro del capitano Schettinius. Perfetto, mio, tutto mio. Ok, vai. Devo ancora visitare il coso di gaccia. Mi sono... Eio! Andami su. Dicevo, mi sono completamente dimenticato. Ho l'impressione che dobbiamo andare sopra. Aspetta, pegherò. E poi prendi... Ah, ma posso cambiare mano? Ok. No! Che cazzo bubole hai fatto? Perché mi fate ste cagate che mi triggerò male? Signore, già è bugga... Ma che spingi? Ma ti spingo io la nonna in quel po'... Cosa ha un aspetto furbo? Non ha un aspetto furbo? Avanti, non mi dite che non ha un cocchio di aspetto furbo. Ok, sentite, intanto attiviamo questo. Ah, era qui. Scusate, mi è anche sparita la voce. No, beh, sono provato a salvarti. Cioè, mi è sparita la voce per una frazione di secondo. Ok, ce ne manca ancora uno. Lo dicevo io che eri furbo te. Whee! A posto. E aspetta, dovevo attivare i cosi. Questo. Oh, non mi dire che. Sì. Ok, aspetta. Non sono così bravo a far sta roba. Oh mio Dio, mi sono anche staccato troppo. Aspetta. No. C'ho quel cazzo di moscerone di nuovo che mi... Ma ti vuoi levare dalle scatole? Niente, non mi hanno ancora tolto l'avviso di copyright. Che due maroni. No, io vi giuro, ogni tanto sta piattaforma la odio. Ma giusto un cicinino. Allora, ritorno da noi. Elimina uno, elimina due. E... No. Aspetta. Mi sono fatto prendere dall'ansia. Ok, hai diritto di vivere. Hai diritto di vivere. Mi sono distratto per storia del cocchio di copyright. Problemi. La piattaforma che dovrebbe essere a posto. E invece no. Ok, aspetta. No, non facciamo il non far bastardone. Aspetta. E che? No, non fatti capestare da alcuni lieto adorabilissimo. Ci sono dei barini anche qua. No, non li posso spostare allo stato attuale. Allora, fatemi controllare la zona. T'ho visto. Dite che tizio è qua dentro? Sì, ok, abbiamo trovato anche l'ultimo. Signore. Perfetto. Tutto bene. Quel che finisce con il recupero di tutti i tizi. Perfetto. Dovremmo essere ormai arrivati in cima. Allora, vediamo cosa succede quando attiviamo questo. Ah, sempre la stessa cosa? Aspettavo qualcosa di differente, in effetti. Aspetta. Lo so, c'ho abbastanza. Che? Ma hai fatto cacare in mano? Ma sei scemo? Potrebbe essere pericoloso. Aspetta. Ok, devo ricordarmi che serve il doppio colpo. Wow, questo è un aspetto molto minaccioso e pericoloso. Aspetta. Vai. Ok. Aspetta. Scimmietta? Ah, ok, per un secondo pensavo che non ce l'avesse fatta. Sbaa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 a
non me li fai? Nino, devi alternare meglio, storcere il pulso. Storcere, storcere. Vabbè, insomma, avete capito il suo discorso? Aspetta, ok. Un attimo. Aspetta. Aspetta. No. E ste parti no, che mi mettono ansia. La coordinazione. Mi sta venendo meno la coordinazione. No, di qua, di qua, di qua. Oh, troppo rischio. Troppo rischio e pericolo. Ok. Oh, aspetta che c'è roba di... Ce la faccio? Sì. Ok. E tutto questo per... Ah, strano, ho recuperato tutti i tizi. Vado anche a te. Ah, il pezzo del puzzle. Ma certo, mi ero completamente dimenticato. Dobbiamo aprire questo. A posto. Beh, controlla di là. E vedi, vedi che c'è la zona furbina. Ciao, scimmietta. Tranquilla, ci penso io. Ma questi sono miei e ti levi dei maroni. A posto. 1915. Ma porca trota, eravamo con dei 2000. Aspetta, 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 aspetta. Vai. No. Ok, ok, ce l'ho fatta. Mi è andata verso l'alto cortesemente. Aggrappati a qualunque cosa. Perfetto. Quadratura proprio bellerrima. Ok, grazie, molto gentile. A posto. Niente boss battle in avvicinamento rapido, vero?
Conosco un boss battle lontano un chilometro, porca miseria. Ho giocato abbastanza videogiochi, gioco, non sono scemo. Aspetta, recupera. Sono già... Ah, che recupera anche quell'altra. Sono già pronto per cuotere chiunque stia per arrivare. Buon salve. Buon salvino. Lo sapevo, no! Captain Pincher. Pincher sono le chele, se ben ricordo. E che? Ma il super mega scheletro robot mi pare un pochettino eccessivo. Ok, allora, evitiamo di farci percuotere. Aspetta, prendi intanto un po' di cose, scappa via. Ok, devo sparare a lui. Ah, ok, dobbiamo distruggergli la gamba. Aspetta, vai caro. Ok, mi servono altri sassetti. Quando avete un secondo. Abbonda, 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 abbonda. Sono abbastanza distante, in teoria quel raggio d'azione non... Sì, insomma, la coda d'aria non mi raggiunge. Aspetta, dobbiamo appenderci sopra. Vai caro. Ok, vai, vai, non vorrei questo tempo. Che fatica essere una scimmia. No! Ma non ci credo mai nella vita. Ma porca la miseria, sviluppato. E no, ste cose nel 2024 che non si possono vedere. Aspetta. Che casino, non è giornata. Ok, appenditi. Sì, 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 ho capito, 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 capito. Aiuto. Succede? Signore, non mi faccio prendere sti spaventi. No, 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 vai su, vai su. Oh, questa l'ho sentita, ma giusto un attimino. E questa come la risolviamo? Perché è un pochettino problematica in effetti. Ammetto, quella parte del petto non l'ho capita più di tanto. Ok, allora, vediamo un po'. Vediamo che sbatta di nuovo. Ok, vai, 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 vai. Forse devo essere solamente più veloce. Ok, 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 aspetta. No, 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 bastardoni. Mi sono spaventato. Aspetta, aspetta, elimina la ciurma. Altra ciurma. E che? Mi sa che arrivano all'infinito. Aspetta, 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 aspetta. Tira via tutto, tira via tutto. Staccategli la testa. Magari stiamo lontani dal fuoco. Esploso tutto. Ok, e abbiamo affrontato anche il pirata robot e tutte cose. Con queste le ho viste praticamente tutte. Ah, scusate, un attimo. Esci ciccio. A posto. Abbiamo risolta, vorrei dire più o meno pacificamente, ma insomma ci siamo capiti. Oh, banane per tutti. Beh, più che altro per la scimmietta che ci ha dato una mano. Ragazzi, direi che possiamo tornare a casa. Che ne dite? E 3, e 2, e 1, e vai. A posto. 2000 ci sono arrivato alla fine. Il gacha lo facciamo secondo me il prossimo episodio. Ora vedo come sono messo con il materiale, perché sono le 7 passate e io devo ancora iniziare a editare questo video. Ah, la mia giornata non ha senso. La mia vita non ha senso. Oh, nuovi livelli interessanti. Vedo dei topi sul formaggio o delle piante. Ok. Buono figlioli, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Come ho detto più volte, spero proprio che ci potremo fare la serie, perché è un gioco tanto carino, puccioso e anche bello lungo, peraltro. Bello lungo. Nei commenti pertanto fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi abbandono in mezzo ai pirloni dei Caraibi e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!